Dottora, al Chievo l'orgoglio non basta. Per lei terza sconfitta consecutiva, salvezza sempre più difficile. Sì, messa così direi tutto perfetto, sono i numeri che lo dicono e quindi va bene. Il vero problema è un altro, secondo me, perché e credo che sia anche un problema di comunicazione che sto cercando di fare. Dico una banalità. La banalità è che il Crotone a metà del girone di ritorno aveva 10 punti dall'Empoli e poi si è salvato a metà del girone. Qui c'è ancora un girone e mezzo quasi. Il vero problema è come il Chievo spera di fare risultato. Al di là dei 6 assenti che ci sono, che sono titolari, perché Tomovic, Cacciatore, Bar, sono tutti giocatori importanti nel contesto Chievo. Se tu speri di fare il risultato con le unghie e coi denti rimboccandoti le maniche, credo che il futuro non sia estremamente roseo, parlo della mia. Io credo che invece il futuro del Chievo sia molto più roseo di quanto si possa immaginare. Oggi non sono contento chiaramente del risultato, però credo che ci siano segnali estremamente positivi proiettati nel futuro.